questo è il foglio che abbiamo affisso e che ci consente di regolamentare la fila che abbiamo organizzato per l'ingresso del Bar Mario, il fan club. Ti vengo a prendere perché non ho scelta, perché so vivere una sera per volta. Ci siamo numerati, ognuno di noi ha un numero sulla mano in base all'ordine di arrivo con cui abbiamo posizionato la tenda, con cui siamo arrivati qui a Campovolo, e con questi appelli verifichiamo che a tale ora ogni persona sia presente e mantenga la fila per poi avere accesso. Ti voglio credere per quello che chiedi e che non chiedi. È una città piuttosto dura, dipende quanto puoi pagare. Benvenuti nello spazio di Memorabilia. Vorrei sapere come va a finire. Originale, mi raccomando, 33 ci sono. Questo è solo per farvi capire che esiste già qualcosa, e queste sono le teche dove ci sarà la discografia di Luciano. Come vanno i lavori? Molto bene, caldi, sono molto caldi questi lavori. Come vanno i lavori? Alla grande, sarà un trionfo, vi aspetto tutti sabato. Aspetto di tutto e non deve essere per forza perfetto. Io adesso sto montando le ultime torre a farlo, poi entro domani dovrei finire. Stiamo preparando, come vedete, siamo a posto, siamo in forma. Tu cosa stai montando? Le batterie per il clandestino, per la banda e la chitarra di Rustici. Sei qui per dire, mi devi dire. A postissimo, andiamo avanti. Noi qui registriamo tutto l'audio del concerto, multicanale, per poi il Blu-ray, insomma, quello che sarà. Le cose vengono cambiate spesso, anche perché la corda nuova dà più suono, è un suono più brillante, invece con la corda usata tende a spegnersi un po' il suono. Questa 335 è quella, è la Les Paul di Mel, mentre SG Mustang, l'Epiphone acustica, è la tele che dovrà arrivare di Nicolò Bossini. E adesso tu le stai preparando? Preparando, pulendo e accordando. Quindi ogni tanto nei bassi un po' meno, nelle chitarre ormai il mood è che ogni spettacolo vengono cambiate le cose. Non cambi direzione, sai di sicuro come va a finire. È perfetto, siamo in anticipo di un giorno. Sei qui per dire, mi devi dire, il meglio deve ancora venire. We'll be right back.
fosse il mondo solo fantasia, o quello di una batteria, era sempre tempo. C'ero nel 77, a mio modo e col mio passo, il processo a De Gregori, c'ero coi polis a Reggio, c'erano due torri, un muro e Berlinguer e Moroli nel tempo, tutti quegli scherzi che fa il tempo, tutte quelle foto che non ho, le ho scattate solo un po', non ne ho mai avuto il tempo, tutto il tempo lì a tenere il tempo, che fosse il mondo solo fantasia, o quello di una batteria, era sempre tempo. C'ero casa, c'ero molto poco e quindi poche scuse. C'ero quando ho fatto male, c'ero anche quando mi hanno fatto male. C'ero sempre nel mio viaggio, l'occhio al finestrino e fai con il borsellino lì nel tempo, tutto il tempo lì a tenere il tempo, che fosse il mondo solo fantasia, o quello di una batteria, era sempre tempo. Tutti quegli scherzi che fa il tempo, tutte quelle foto che non ho, le ho scattate solo un po', non ne avevo il tempo. Liga! Cari amici, Campovolo cade nella settimana più torrida dell'estate, ma magicamente, per una strana magia, oggi il tempo è migliorato, la temperatura scende lievemente di qualche grado, quindi rende ancora più piacevole questo vero e proprio evento. Queste persone hanno il coraggio, ma soprattutto la forza, di prendere possesso delle loro tende, del loro posto qui a Campovolo per più di 30 ore e noi da questo momento in poi vi faremo vedere i pellegrini di Luciano Ligabue. Per qualcuno è solo buio pesto, a mia volta ti apro la casa e ti trovi davanti un vampiro, che a mia volta devo succhiare tutto l'amore che riesco a rubare per me. La linea sottile fra baciare e mangiare, la linea sottile tra venire e partire, c'è una linea sottile fra star fermi e subire. Cosa pensi di fare? Da che parte vuoi stare? Una volta non smetto d'andare, anche se non si sa ancora dove. A mia volta invecchio la svelta, perché non rinuncio a una certa illusione. Una faccia che sembra destino ed un vecchio che torna bambino, e traguardi che sono partenze ed un tramonto che come un mattino. Per il cielo è un po' presto, per l'inferno non c'è posto, per qualcuno è solo l'antipasto. A mia volta mi lascio un po' stare e mi faccio un periodo di mare. A mia volta non è che mi
cerco che poi non si sa cosa posso trovare da me. La linea sottile fra il tuo bene e il tuo male. La linea sottile fra dormire e sognare. C'è una linea sottile fra tacere e subire. Cosa pensi di fare? Da che parte vuoi stare? Vuoi vedere che non era niente? Vuoi vedere che era già tutto lì? Ciao, ciao. Siamo Francesco e Francesco. Veniamo da Palermo. Pure da Palermo, sì. La nostra avventura è iniziata qualche mese fa, quando sono usciti i biglietti, li abbiamo comprati. Non appena abbiamo visto di Campovolo, sì, abbiamo subito. Fino a qualche giorno fa non sapevamo neanche come doveva finire questo viaggio, dove andare a dormire. Abbiamo deciso l'ultimo giorno, insomma ci troviamo qua. Sono Simone, vengo da Milano, non sono qui da solo ma con gli amici, ovviamente, perché con gli amici la festa è molto più bella. E abbiamo scelto la tenda, sì, l'hotel, sai, è bello, c'è i bagni, c'è le docce, tutto in stanza, però il rock and roll si fa in tenda. Manuela e Martina. Da dove venite? Veniamo da Roma. Raccontateci la mitica trasferta del Campovolo, quando è partita? È partita ieri pomeriggio, dopo pranzo. Ciao, mi chiamo Marco, vengo dalla Calabria, provincia di Reggio, quindi sono stati 1200 km. Siamo qui con la mia ragazza, i nostri amici, e fra poco arriveranno anche altri sul secondo treno. Abbiamo deciso praticamente a gennaio, febbraio, quel periodo che sono uscite la data, e allora abbiamo subito su internet il barmario. La seconda fase dell'organizzazione che abbiamo fatto è stata la tenda, l'aereo, ovviamente è stato anche un impegno economico e di tempo, che ci ha preso tanto tempo. Un esame la settimana prossima, però per Ligabue quest'altro. E poi vabbè, la sveglia presto stamattina. Avrete intenzione di dormire stanotte? No. No, però il posto tenda ce lo teniamo. È del gesto, lei, del gesto, guardala. Io? Faccia sorridere gli occhi. Ho detto sorridere gli occhi, no con... E come si fanno? Guarda me però, così. Posso sorridere? È stata la pianta, poveretta. Abbiamo fatto 24 così, così. Bravissimi. Cari amici, tutte le notti sono belle, ma le notti prima di un grande evento hanno un sapore unico. Quello che sto per raccontarvi è la notte prima del Campovolo 2.0. Allora, di dove siete? Ravenna. La Romagnole? Sì. È il primo concerto del Liga? No, il secondo. Terzo. Quindi stanotte che farete? Ci accampiamo davanti al gate, sperando di essere le uniche ad aver avuto questa idea. Quindi la vostra attrezzatura è questa? Esatto, sì. Alla splendida. Da che parte vuoi stare? Da dove vieni? Da Napoli. Stasera come la passi? Stasera adesso non lo so, cioè adesso vado a lavare. Ma sei sola? No, siamo 47. Solo che alcuni stanno a dormire, altri stanno a prendere i posti. Va bene. Ciao. Scusami. Vai, vai. Siamo di Lucca. Io sono Michael, lei Stefania, Federica, Elisa, Nicola. Fai loro. Siamo Urbino. Margherita, Francesca, Rachele, Michela. Ci siamo conosciuti adesso e ci stiamo mettendo d'accordo per entrare domani nell'area fit tutti insieme a fare festa. Passeremo la notte accampati. A che ora entrerete domani? Presto. Subito. Perché bisogna guadagnarci la prima fila uguale. Anche se siamo del bar mare, non ci
se ne frega nulla. In bocca al lupo. Grazie. Grazie. Poi qui fra 2 giorni atterrano gli aerei. Anche per quello. Facciamo. Io voglio andare sulla mongolfiera a forma di pesce. Luciano, per favore, fai qualcosa. Voglio andare sulla mongolfiera, mio sogno. Sono qui per te, per la mongolfiera. Scopri il coro di sciogliera.
mia madre che ha insistito che facessi colazione, e sa che la mattina il mio stomaco si chiude. Ho finto di essere stanco, ho finto di star male. Lei non ci casca più e io non schivo più l'asilo. In macchina si è messa a cantarmi una canzone, è sempre molto bella, anche se oggi non mi tiene. Il latte viene su e mi comincio a preoccupare, che in mezzo a tutti gli altri mi vergogno a vomitare. Quando mi vieni a prendere, quando finisce scuola, quando torniamo ancora insieme a casa. Quando mi vieni a prendere, dammi la tua parola, quando giochiamo insieme a qualche cosa. E la maestra oggi sembra molto più nervosa, non so se colpa nostra o se sente chissà cosa. Un paio di noi altri le fanno sempre fare il pieno, e io vorrei soltanto che non mi stessero vicino. E poi è stato come quando tolgono la luce e la maestra urlava come con un'altra voce: se non stiamo buoni arriva forse l'uomo nero. Io prima ho vomitato e lui adesso è qui davvero. Quando mi vieni a prendere, quando finisce scuola. Cari amici, dopo una notte tecnicamente insonne, sono le 6:15 e siamo pronti a partire. Oggi è il famoso D-Day, oggi è il giorno del campovolo. Questo è deserto, questi sono i tre campi della green area, i tre campi da calcetto che volendo ospiteranno chi avrà voglia di fare sport, ma ci sono tante persone in fila davanti ai cancelli che hanno una sola voglia, quella di acclamare Luciano Ligabue. Benvenuti! Buongiorno. Bene. Noi siamo morti di freddo. Uguale. Bene. Alle 5 adesso pronti per il concerto. Ieri ti ho visto sul tavolo a ballare. Sì, infatti fino a tardi ovviamente. Come si dice, di notte leoni, di giorno stanchissimi. Bravo, oni. A fumare di prima mattina. Anche adesso fai vedere cosa stringi tra le mani. Come va a finire? Sei qui per dire che il meglio deve ancora venire. Il meglio deve ancora venire. Avete dormito qui? No. Da dove? Da Bologna. C'è tra... Castellano. Che Bologna, Castellano. C'è traffico? No, nel vero alle 4:30 non c'era nessuno. Erano tutti quelli che andavano a lavorare. Non deve essere per forza perfetto. Io ti vengo a prendere perché ciò che è fatto adesso è fatto.
Campovolo, Paranello è con voi. Ci volerà passare a altri problemi a cui pensare. E tu che sai bene dove andare, devi sapere come va a finire. Sei qui per dire, mi devi dire, che il meglio deve ancora venire. Sei qui per dire, il meglio deve ancora venire. Venire, il meglio deve ancora venire. Sei qui per dire, il meglio deve ancora venire. C'è qualcosa fra te e la vita che non ho ancora conosciuto, mentre ridi così facilmente. C'è qualcosa fra te e la vita, chissà quanto vi conoscete, mentre ridi, mentre ridi. E la città risplende ancora, anche con poche luci fuori. E tu che non cambi direzione, sai di sicuro come va a finire. Sei qui per dire, mi devi dire, il meglio deve ancora venire. Thank you.
riesco a vedervi, ma vi vedo bene nel senso di come siete, ed è proprio perché vi vedo molto bene che mi sembra di poter dire ancora una volta che c'è qualcuno che non è venuto nelle vostre Polaroid, né pesanti, né assassini, né comunque una cosa sola. Non aprite agli ospiti un po' scomodi. La radio sta dicendo che qualcuno non si fa beccare e sembra che in città ci sia qualcuno che non è finito mai in TV. Niente Carlo da partito, né da indagine di mercato. Come state? Luglio 2011, Campovolo, fantastico, ve lo ricordate? Adesso è così, i cancelli si sono chiusi, tutto è tornato come prima, l'aeroporto ha ripreso la sua vita, la sua funzionalità, però qua il ricordo è ancora molto 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 vivo, molto sentito di tutti i ragazzi che sono passati attraverso questo cancello. È stata un'esperienza eccezionale, noi che l'abbiamo vissuta vi possiamo garantire che
ripeterlo e ripensarci mi viene ancora la pelle d'oca, guarda, guarda, guarda che roba, eccezionale, veramente, Campovolo 2.0, noi c'eravamo. ...120.000 persone, tutti ragazzi, giovani, bravissimi, bellissimi, tutti in fila, ordinati, il venerdì sulla notte del sabato è stata una cosa eccezionale, molti hanno dormito alla ghiaccio, molti hanno dormito in tenda, è stato veramente la festa, la Woodstock del 2011 di Luciano Ligabue. Per volta io ti vengo a prendere perché dove andiamo non importa. Ti voglio credere per come cammini, per le promesse che comunque mantieni. Io ti voglio credere per quello che chiedi e che non chiedi. È una città piuttosto dura, dipende quanto puoi pagare. Avevamo uno spazio tende completamente esaurito, 1500 tende a disposizione dei ragazzi. Avevamo moralmente un impegno nei confronti di questi ragazzi per portarli qua, per farli vivere la loro festa, ci siamo riusciti. Perché sei dolce tanto quanto sei dura, io ti voglio credere perché sei sicura di qualcosa. Ti voglio prendere, mi aspetto di tutto, e non deve essere per forza perfetto. Io ti vengo a prendere perché ciò che è fatto adesso è fatto. La città ci fa passare a altri problemi a cui pensare. E tu che sei... Là in fondo sulla pista arrivavano, facevano un chilometro e 600 metri a piedi, arrivavano nel bel mezzo dell'arena di Campovolo, Campovolo 2.0. Sei qui per dire, mi devi dire, che è meglio devi ancora venire. Qua oggi atterrano gli aerei, ma 15 giorni fa in testata pista entravano 120.000 persone. Siamo proprio nel backstage del palco di Luciano Ligabue, Campovolo 2.0. Quello che rimane del palco oggi, qua lo vedete, sta sorgendo la cittadella di Pestareggio, ma oramai non c'è più niente. Quello che rimane sono questi, questi blocchi di cemento che servivano da contrappeso per la grande struttura, pensate, 90 metri di palco, alto 25 metri. Tutto veniva sorretto da questi 5 blocchi, rimarranno qua a documentare questo grande evento. Adesso è diventato un cantiere perché sta per arrivare Festareggio. Questa zona rimarrà la zona grandi eventi che a Reggio Emilia potrà ospitare tanti altri concerti. Ecco, queste erano le prime file. Io ero qua sotto palco, qua c'era la prima linea di antipanico, là c'era la torre di delay con la torre regia. Praticamente Luciano vedeva quello che state vedendo voi. Più belle della mia vita. Scusate, io. Mamma mia, ragazzi.
durante il concerto qua c'era sicuramente il deserto, ma alla mattina del sabato, il 16 mattina, qua proprio noi, la nostra troupe, ha girato il Lip Dub, che sta girando ancora sui nostri canali YouTube. Eravate voi i protagonisti, ma era soprattutto il set delle tende, qua lo spazio tende al gran completo, 1500 tende, tutte disseminate in questo spazio completo. Che emozioni, sicuramente ve le ricorderete per tutta la vita, le racconterete ai vostri figli quando li avrete. È stato bellissimo. Tutte queste luci, tutte queste voci, tutti questi amici, tu dove sei? Tutto questo tempo pieno di frammenti e di qualche incontro e tu non ci sei. Tutte queste radio piene di canzoni che hanno dentro un nome, ecco chi sei. Non ti sai nascondere per bene. Quante volte sei passata, quante volte passerai, e ogni volta è sempre un colpo all'anima, all'anima. Tutto questo posto forse è troppo visto, deve avere un guasto, tu non ci sei. Tutte quelle case piene di qualcuno, e fra quei qualcuno tu con chi sei? Queste onde pronte a scomparire, resta solo il mare quanto ci sei. Non ti sai nascondere davvero. Quante volte sei passata, quante volte passerai, e ogni volta è sempre un colpo all'anima, all'anima. Quante volte sei mancata, quante volte mancherai, un colpo al cerchio ed un colpo all'anima, all'anima. We'll be right back.